Le squame. Le squame? Gli artigli. Ok, allora provi a strappare la pelle, ma quando stacchi la pelle è come se marcisse mentre ricresce sul corpo della lucertola. Le strappi una zampa, la fai a pezzi e vedi che non ricresce un'altra zampa, ma quello che è staccato si muove verso il corpo e continua a rigenerarsi. Madonna, creature incredibilmente potenti che sono. Le lucertole terribili. Madonna. Allora prendiamole. Sono quasi immortali. Sono quattro. Di queste. Le catturiamo quindi. Gotta catch them all. Ma no, quanto ci mettono a rigenerarsi più o meno? Poco, molto poco. Gotta catch them all. Dobbiamo catturarlo. Per forza. Posso arrestare la rigenerazione con la plasmatura? Sì. Davvero? E quanto mi costa? Credo sia complicato. Allora... Cioè è una cosa permanente. Il pericolo di questa cosa è 2. Sì. Le avete già sconfitte. Quindi direi... Tre. Sì, tre. E ti darebbe una mano Arcadia. Sì. E inoltre c'ho il caschetto che mi dà... Però hai delle cariche. C'è un numero di utilizzi? Sì, lo so, però queste qui... Era scritto il numero di utilizzi? Sì, 5. 5 utilizzi, 2 da 10. Era stato buono. Sì. Perché avevo fatto un tiro altissimo. Ah, ecco perché. Ah, giusto. Fermare la rigenerazione conta come uccidere o ferire? È uccidere. Sì. Ah, ok, allora mi dà un dado in più. Praticamente quello che loro sbagliano è che continuano a fare a pezzi questi organismi multicellulari, le cui cellule si rifiutano di morire. Quello che tu fai è uccidere ogni singola fottuta cellula del loro corpo. Ok, ok, quindi serve 4 di fegato, più 2 del caschetto sono 6, più 1 di violento e sono 7. Compensando che Arcadia mi dà il più 1 e... Tolgo anche un dado perché è la prima volta. Lo fai. Quindi sono 6 dadi. Wow, così pochi. Dopo tutto quello che sì. Hai aggiunto. È per la squadra difficile. Sì. Molto. Dai, ci provo una volta intanto. E questa è solo per una. Giusto. Dove cavolo sono tutti i dadi? Perché ce ne sono due qua? Perché Emma li ha tolti dai suoi. Va bene. Proviamo, difficoltà 3. Facciamo le dita. È la prima volta che mi sa che tiriamo a 50-50. Merda! 2. Cazzo. No. Cazzo, quindi devo resistere. Shock uguale alla difficoltà del tiro, quindi 3 shock, sì. 3 shock, devo resistere con fegato. 4 fegato. No. Devi tirare per controllarle. Dopo sì, dovremmo tirare di fegato per addomesticarle. È quello. Ma che? 6-6. Sei. E quello è un 4, quindi ce l'hai fatta. Ok. Se riuscito a resistere. Il critico non vale. Non conta per resistere, a quanto pare. Ok, intanto mi scrivo dietro. Posso fare un tiro conoscenze al creatore? Mentre... Tu aggiungi uccidere sul colpo, come possiamo... Mutilare. No, uccidere esseri con rigenerazione. Allora, fermai rigenerazione. Fermare rigenerazione, se no. Ok, come vuoi, non importa. Uccidere tizio. Io vorrei analizzare un pochettino il cadavere di queste lucertole qua per capire se c'è un altro modo per ucciderle. Ok. Quindi, finalmente, direi anche. Quindi è un tiro sul cervello per la conoscenza. Ma cazzo, è vero, il fuoco, c'è anche scritto. E... No, ma io l'ho detto. Qualcuno del villaggio mi dà una mano magari a scrivere sì. Cosa. Merda, vabbè, adesso sono 4 c'è Bernie che ha visto un sacco di roba un strana tiro io ho violento un tiro extra per uccidere e ferire in questo caso sto cercando di capire no. Come uccidere quindi non vale due critico 3 successi e critico ok puoi farmi 3 domande il critico non credo che valga su questo non tiro però possiamo trasformarlo in qualcosa nel caso Io voglio capire come uccidere questi esseri qui che si rigenerano perché a quanto pare... Fuoco o acido. E a quanto pare plasmare. E accendere fuoco in questo universo come funzionava? Puoi bruciare il pelo, tipo le corde. O possono esserci delle sostanze infiammabili. Qualcuno di voi ha il sangue acido? O appunto ci sono le pirolarde.
E un'altra opzione, se lo dessimo da mangiare ai nostri striscianti che ci stanno dietro, riusciremo a spostarci loro. Gli dessimo letteralmente in pasto. Acido. Sì, con i gastri c'è tutto il resto. Ok. Quindi prendete, apri il la fornace. La diamo in pasto. Okay, allora li facciamo mangiare ai mastini striscianti. Vabbè. Tra se sbaglio le... avete tipo uno o due mastini striscianti. Tutte tranne una. La cosa di... Prendo sicuro Clotilde, sì. Berni. Quindi credo che ne aveste soltanto uno di scarafaggio sopravvissuto in realtà. E ma adesso... alla fine non importa molto perché sono solo trasporti. Sì. Adesso anche uno lucertola. Non li ho neanche segnati quanti. No, infatti. Quindi tutte tranne una? Sì, la lucertola come la chiamiamo quindi? Piro. Tu dici Piro, tu dici? Perché Piro se la uccidiamo col fuoco? Perché è ironico. Perché è ironico, ecco. Tiriamo un dado, 1, 2, Piro. Perché 3, 4, vostri... non si sa. Perché 5, i vostri 6... nemici penseranno che sarà immune al fuoco in questo modo. E ah, così sì. Si cagheranno addosso. Ha senso. Allora, no, come diceva Bassa, tiriamo e vediamo. Sì, devi scegliere un nome anche tu. Sì, dopo ve lo dico. No, lo no, dici adesso. Ci sto pensando adesso. Anch'io ci sto pensando adesso. Ah, no, dai, stiamo perdendo troppo tempo. Mi verrà in mente quello. Io la chiamo JD. Se la, se... io la chiamerò numero 4. Ok. Chi vuole tirare il dado, prego, Master. Per farci però la chiamata del nome. 3. Cioè, numero 4. Che merda di nome. Va bene. Abbiamo una lucertola che si chiama numero 4. La chiamo Pino lo stesso, perché il numero 4 mi fa cagare. E allora che cavolo è servito a tirare il dado, madonna. Era molto democratico il dado, più o meno. No, io la chiamo Pino che per i cazzi miei. Va bene. E mo, questo... Bene, intanto che avanziamo, magari proviamo a capire anche come domare sta lucertola. Tira intelligenza per capire come si domano le persone. Lo sapete già, per la verità. E come si domano? E utilizzate la sopravvivenza pari al numero di... Ah, ok, quindi è domata. Sì, è domata. Okay. Non devo tirare il fegato come ho fatto con Andrea per... No, ma quello mi sa che è per cavalcarla. E poi ho inventato io delle robe perché volevo che tu morissi. Ah, ok, ha senso. Ma non è accaduto. Non lo so, sapete, magari mi aspettavo una... Inoltre, quell'affare è molto, molto, molto più pericoloso di questa lucertola. Mi aspettavo tipo una prova alla Bergesse dove devi mettere la mano nella bocca al coccodrillo, poi tirare la tua, una cosa simile. Ricordo che la tua cavalcatura è il doppio di quello che ha ucciso lui. Ok. Let's go ancora nella caverna a questo punto. Il prossimo tiro esplorazione. Stella sembra tipo... sempre più preoccupata. Cazzo. Ah, ok. Stiamo continuando a scendere. Cambiamo strada. Un tiro positivo, riusciamo a farlo? No. Non portare via. No! No! No, figuriamoci! E ci siamo! Non siete abbastanza in basso, quindi sono costretto a usare la cosa che non volevo mai usare. E ci siamo! È vero. Sarà terribile, meno male che i miei non sono in casa. Sì, poi io li uccido, sappio. Che cazzo? Anche voi avete fatto dei tiri un po' così. Ma no! Nessuno di noi è riuscito a fare più di 3, cazzo. Ma io ti ammazzo adesso. Ok, tiro di cervello per tutti. Abbiamo qualche bonus? Emma non deve farlo perché è sesto senso. Abbiamo qualche bonus? No. Anche perché faccio schifo il cervello, quindi. 3 successi. Basterà. Adesso vado a vedere. Zippo, te la faccio pagare. Se hai più di 3 successi, Zippo non può neanche tirare. Senti la musica come... Che cazzo ci hai tirato addosso? Io che ne so. Ah, sarà uno di quei Tremors, ecco. Quindi? 3 successi, basta. E basta, no? No, sono di bassa. Appunto, e tu? Ah, non ho ancora tirato. Tira. Se 3 successi non bastano, non te lo dico. Vabbè. No, io prendo sesto senso. Ho detto no. Tutti devono tirare, tirate. No. Ok, mica, tu non sei un cazzo. No, non so un cazzo. Vabbè, io sono peggio del vecchio Benny. Giusto, lui come sta adesso? A posto. Ah, a posto. Cioè, per quanto possa essere a posto una persona fuori di testa come lui. Va bene. Si dice mentalmente instabile. Sì. O un bambino speciale. Ciao a tutti i bambini speciali che ci guardano. Tanto non si accorgeranno di essere. Ciao Gali! Questa è una battuta. Molto. Sarà divertente vedere se l'ha guardato il video. No, lui guarda soltanto se la qualità del video aumenta o no. Ah, certo.
Sul suo di canale c'è un video che ha giocato con il mio Tiger su World of Tanks, che lui sa usare i miei carri meglio di me.